Ciao a tutti, streghetti e streghette, benvenuti in questo nuovo video. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato qualche tempo fa, quando avevo pubblicato un video in cui provavo queste bacchette per parlare con i fantasmi. In quel caso, in quell'occasione, tra l'altro, rispondendo, sembra che una voce spettrale abbia risposto a una delle domande che avevo posto. Vi metto qui lo spezzoncino se non lo avete visto prima e ditemi se sentite anche voi questa voce spettrale. Eccolo qui. Secondo voi è una bella idea se facessimo altri video di questo genere in futuro? Si muove, sì. Quindi, come avete sentito, c'è questa voce che sembra dire sì. Questa cosa mi ha incuriosito tantissimo e ha incuriosito anche voi. Tra l'altro, proprio in quel video, io, nonostante mentre giravo non avessi idea del fatto che avrei poi trovato questa voce, avevo chiesto a voi di lasciare delle domande eventualmente da fare per provare le bacchette da rabdomante per parlare con i fantasmi, e quindi voi mi avete lasciato delle domande. Se ne avete altre, lasciatele ancora, così le teniamo per un prossimo video. Ovviamente mai domande troppo personali, non domande serie che riguardino la salute e cose del genere, domande che possano avere come risposta sì o no, però sempre ragazzi roba leggera e sempre tenendo conto di tutte le cose che ho detto in tutti gli altri video che ho fatto su queste cose, cioè che questo è uno strumento facilmente manipolabile e è un esperimento eccetera eccetera. E quindi ora andiamo a leggere queste domande che avete fatto voi e utilizzando le bacchette vediamo quali sono le risposte. Allora cominciamo, io vi leggo intanto la domanda, ho il telefono così leggo. E qui c'è Loredana che dice che vorrebbe sapere se esistono energie di gnomi, fate folletti e se è vero che queste creature vivono nei boschi. Quindi prendiamo le nostre bacchette da rabdomante, facciamole un attimo fermare. E quindi, care energie che siete qui in giro, se ci siete, se vi va di rispondere a qualcuna delle nostre domande, volevo chiedervi se sapete se esistono altre energie come quelle di folletti, fate e cose del genere. Se la risposta è sì, per favore incrociate le bacchette. Esistono dunque energie di folletti, di fate, di spiritelli? E ragazzi, le bacchette si muovono, si vanno ad incrociare. Grazie per questa risposta, che quindi è sì, esistono queste energie. Potete riaprire le bacchette per cortesia? Potete riaprire le bacchette per cortesia? Queste energie vivono esclusivamente nei boschi? Non sembrano muoversi, quindi la risposta è no. Queste energie di fati e folletti vivono intorno a noi anche non nei boschi? Per esempio nelle case, nei giardini, eccetera? Le bacchette si cominciano a muovere, sembra, e si incrociano, e quindi la risposta è sì. Dunque, queste energie non vivono esclusivamente nei boschi. Per favore, potete riaprire le bacchette adesso? Per favore, care energie, potete riaprire le bacchette? Così posso leggere un'altra domanda. Lentamente si riaprono. Luigi chiede: si potrebbe chiedere se queste energie possono in qualche modo influenzare le nostre scelte e se in maniera positiva o negativa? Vediamo un attimo di rispondere a questa domanda. Rimettiamo le bacchettine così. Allora, care energie, Luigi vorrebbe sapere se queste, le vostre energie, insomma voi, potete influenzare le persone in maniera positiva? Dice di sì. Potete riaprire per cortesia? Così facciamo anche la seconda parte della domanda. Potete riaprire per cortesia? Ops. Seconda parte della domanda.
le energie che ci circondano possono anche influenzarci, oltre che in maniera negativa, anche in maniera, oltre che in maniera positiva, chiedo scusa, anche in maniera negativa. E si incrociano subito. Potete riaprire. Allora, una cosa che ho notato, che si tratti di movimenti del corpo involontari, che si tratti di qualunque altra cosa, è più facile vedere il movimento di chiusura delle bacchette piuttosto che il movimento di apertura, che richiede sempre più tempo per qualche motivo. Ora si sono aperte, come potete vedere. Riprendiamo il telefono per leggere un'altra domanda. Allora, Noè mi chiede: mi piacerebbe sapere se i nostri cari defunti possono manifestarsi in altre forme per farci sapere che ci sono vicini, ad esempio sotto forma di farfalla, eccetera, eccetera. Anche Zuligne, che non so se l'ho pronunciato bene, probabilmente si pronuncia in tutt'altra maniera, chiede se sare che sarebbe bello sapere come si manifestano dentro le abitazioni, magari domandando anche se oltre alle tipiche farfalle, ad esempio, ci fossero altri simboli che si lasciano in giro, tipo le piume, o se è possibile che si manifestino in sogno. Allora, facciamo queste varie domande, cerchiamo di fargliele. Rimettiamo le bacchettine bene. Allora, mettiamoci bene per fare questo ultimo batch di domande per questo video di oggi. Poi tutte le altre le rimandiamo a un prossimo video. E mi raccomando, lasciatele qui se avete delle domande da fare. E cominciamo con la prima domanda. È possibile che voi energie, le energie che ci circondano, vi manifestiate anche attraverso dei simboli come quelli delle farfalle? Subito si incrociano immediatamente. Ok, grazie per questa risposta. Potete riaprire per cortesia? Potete riaprire per cortesia e lentamente, vedete, sempre più lentamente il movimento di riapertura, però il movimento di riapertura c'è. Vi manifestate anche utilizzando dei simboli differenti dalle farfalle, come potrebbero essere per esempio le piume o in alcuni casi i cuori o cose del genere? Quindi ci sono anche altri simboli che utilizzate per manifestarvi. Sì, le bacchette si sono incrociate. Grazie, energie. Potete riaprire le bacchette adesso. Lentamente, lentamente si riaprono. Ok, si sono riaperte abbastanza. Potete per cortesia anche rispondere alla domanda sul se voi energie vi possiate manifestare anche in sogno. Venite anche nei nostri sogni a volte per manifestarvi. Sì. Le bacchette si incrociano e si incrociano di parecchio, praticamente mi viene a sbattere in faccia. Grazie. Potete riaprire per cortesia? Potete riaprire meglio ancora per cortesia? Faccio un'altra volta la domanda che avevo fatto l'altra volta, alla quale forse siete stati in grado di rispondere addirittura con una voce. È una bella idea se continuiamo a fare questi video con le domande di chi sta guardando? È una buona idea se continuiamo? E le bacchette si incrociano. Eccole qui. È una buona idea, grazie. Potete riaprire per cortesia?
E con questo, ragazzi, direi di averle fatte, penso, tutte le domande. Oddio, ora ho l'impressione di essermi dimenticata, magari qualcos'altro che avevo letto all'ultimo. Se mi sono dimenticata qualcosa la leggo poi la prossima volta. Dopo vado a ricontrollare. Nel frattempo, grazie per essere stati con noi, energie. Io vi libero dallo stare qui con noi in questo momento. Ci vediamo magari la prossima volta. Andate pure, grazie mille per aver partecipato a questo esperimento. E le bacchette vi afflosciano praticamente. Sì, si afflosciano verso l'interno. Ok, grazie per aver partecipato. E ragazzi, io mi fermo qui anche questa volta. Dopo vado a montare il video e vediamo insomma che cosa ne viene fuori. Lasciatemi le vostre domande, ve l'ho già detto, lasciatemi le vostre impressioni e tutte le cose, insomma, se volete saperne di più su questa cosa delle bacchette eccetera, ho fatto due video precedenti e le mie risposte sono tutte lì, quindi andate a vedere per capire meglio di che si tratta, come funziona, quello che penso di questa cosa. Grazie per essere stati con me, aspetto le vostre domandine se ne avete e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi, ciao!